Nella prima metà di maggio alcune delle principali strade del centro cittadino sono state interessate per 2 settimane dalla sperimentazione di una pedonalizzazione orari alternati. Restrizioni del traffico hanno interessato via Miralio Vacca, via Giacomo Matteotti e via Repubblica, causando anche qualche disagio a causa dei contestuali lavori per l'installazione dei cavi per la fibra e del graduale allentamento delle limitazioni alla mobilità, iniziato proprio il 4 maggio. Una sperimentazione che servirà per farne partire a breve un'altra, quella per il senso unico in via Traetta, di cui si parla da tanto. Lo ha annunciato il sindaco Michele Abbaticchio, lo stesso che, nell'annunciare a fine aprile l'avvio della pedonalizzazione, aveva spiegato le ragioni dell'iniziativa come un nuovo modo di vivere la città, senza ricorrere in modo ossessivo all'autoveicolo per spostarsi in centro. Commercianti ci avevano chiesto di sospenderla per la ripresa dei lavori perché effettivamente dopo tanto tempo di pausa non se la sentivano di stare nel periodo della, diciamo, sperimentazione. Ma al di là di questo non abbiamo sospesa, la sperimentazione è durata fino alla data di scadenza dell'ordinanza. Non l'abbiamo rinnovata perché si sta per introdurre il senso unico in via Traetta. E quindi volevamo vedere gli effetti anche del senso unico via 3. Abbiamo preso spunti da questa sperimentazione che ci serviranno per ripristinare alle stesse modalità con delle giornate particolari che andremo a organizzare.